Grazie al temporale di ieri, le fiamme e i comignoli di fumo sono spariti, ma l'incendio non può dirsi ancora domato. L'Aquila si è svegliata oggi sollevata dall'incubo del fuoco che nei giorni scorsi è stato sempre più vicino alle case. E poi ieri pomeriggio è scoppiato il temporale e la grandine. In un attimo la città si è allagata, ma mai, come ieri, tutti ne sono stati felici. La protezione civile, che ha monitorato la zona tutta la notte, ha fatto ripartire dalle prime ore della mattina il lavoro di bonifica dell'area, per evitare che, con l'innalzamento delle temperature, si inneschino nuovi incendi nel sottobosco, dove in alcune parti di vegetazione molto fitta l'acqua non è riuscita a penetrare. 200 uomini ancora al lavoro da monte a valle insieme agli elicotteri e all'Ericsson, a caccia di zone in cui ancora c'è fuoco vivo. Siamo in una fase di emergenza, ma emergenza di un grado inferiore. Se poi, come sembra, nelle prossime ore ci sarà un'altra precipitazione piovosa, a quel punto diciamo l'emergenza potrà essere forse chiusa. Zona Rischia, stiamo facendo anche lì una bonifica, c'è nell'alta montagna, nelle zone del passo delle Capannelle, qualche fumacchio, qualcosa che ancora brucia, ma stiamo andando con gli uomini, anche con gli elicotteri, portandoli sul posto con gli elicotteri, perché è alta montagna, per fare la bonifica. E con il fuoco ancora vivo già si è costretti a pensare al futuro, al ripristino dell'area e a tutto quello che comporterà lo stato di emergenza. Il Comune ha fatto la richiesta, adesso noi vediamo di elaborarla per presentarla allo Stato, al Governo. Allora ci sono state, diciamo, le spese dell'emergenza vera e propria sono relative, non sono molto alte. È un discorso forse più verso la messa in sicurezza di tutto il versante, perché adesso la mancanza della vegetazione potrà innescare dei fenomeni gravitativi, delle colate di fango che prima erano fermate dalla vegetazione, che potrebbero creare problemi per l'abitato.